colle, più o meno il colle dell'Erbetè. L'Erbetè, infatti, è quello là. Questo è il ghiacciaio dell'Orzassè. Questo è il Gran Paradiso. Là ci sono gli Apostoli con la Torre Gran San Pietro e laggiù il bivacco Lionessa e la Val Nontei, luogo di provenienza, là, la Tersiva, il Monte Rosa e il Cervino. Bon, ho già fatto un pezzo di ghiacciaio senza ramponi, adesso me li metto qua. Di fatto mi trovo, arrivo da tutto là sotto, ho fatto quel pezzo lì si vede la traccia. Questo è tutto il ghiacciaio, lì c'è l'Erbetè e la cresta est di salita. Adesso io provo ad arrivare fino a là sotto e vediamo un po' come la situa. Intanto ci mettiamo i ramponi qua. Si sfonda un po', c'è un po' di neve fresca. Prepacciatino, eh. E anche là la balsa dove c'è da salire. Cerco di stare a destra sotto l'Erbetè. Madonna, che incedere pesante. Sfonda, cazzo, sei lunga. Boh, qua devo andare in mezzo a sto groviera. Ho dovuto fare gattoni, poi ho fatto la dorsale, spalla qua. Arrivo da tutto là in fondo. Ora, questo è un bel mezzo del gruvierone. Provo a stare su sta dorsale che sembra ghiaccio duro, e poi dietro di là vediamo cosa c'è. Niente bello. Ero di là, ma di là era un casino, non ce l'ho fatta. Allora provo a tagliare in mezzo e andare un po' a cercare una via un po' chiusa in mezzo. Però devo sempre passare in mezzo a sti ponti, a sti buchi. Però la neve che ha fatto fa dei ponti che sembrano resistenti, per ora. Sempre però leggere bene il ghiacciaio. Sì. Che cacchio sono? Sera, io devo ancora salire. Ce la faccio più. Poi racconto che cosa ho combinato oggi in giornata, perché è stata una roba che non so che cosa mi è venuto in mente. Ce la faccio più, basta. Se non si sfondasse andrei, ma sono ore che sfondo fino alle ginocchia. Perché non mi fermo? Perché non mi fermo? Non so neanche io continuo ad andare avanti, ma poi mi fico in sti casini. Ghiaccio, non so da dove saltarla. Ma è casino, cazzo. Paradiso, ci siamo proprio di fronte, ghiacciai della tribolazione. Questa deve essere la montagna neve, bella anche lei, dice alpinistica, magari più avanti. Là c'è il Monte Bianco, là c'è l'Erbetè, il Gran Combene, il ghiacciaio percorso, Cervino, Monte Rosa, non ce la faccio più, e gli Apostoli, appunto dove ero prima.
tardi la sera, sono esausto. Devo arrivare al bivacco prima che faccia buio completo e poi non era previsto, mi fermerò oggi a dormire. L'erbettei sempre più sotto. Non mi passa più. Non riesco neanche a scendere, è demolito. Oh mamma, quanto è lunga ancora, sta venendo buio. Ho fatto, si vedono tutte le impronte. Mamma mia, devo scendere giù di là. Ancora in mezzo a quel groviere dove cade la morena là e dietro c'è il bivacco. Non riesco a mettere un passo davanti all'altro. Non riesco. Giù dritto da lì in mezzo. L'andata l'ho fatta tutta a destra. Non ne posso più, devo arrivare giù il più presto possibile. Ho fatto un tirone dritto. Ora appunto tutta quella cresta là e poi dietro questa cascata levo i ramponi, poi c'è pietraia e poi bivacco. Ah, ma è come questa volta, se non mi sbrigo ci resto. Sto congelando, sono fiacco. Non ce la faccio più. Piena, bucius. Là c'è bivacco, altro bucius. Riesco ad arrivare magari prima che faccia buio. E a questo punto, acquisito calore e energie, quasi quasi me la faccio in tirata fino giù, visto che sono in moto, perché poi questo è un aneddoto particolare. Cioè, praticamente sono partito stanotte in moto, con una moto da strada. Sono arrivato a Valnontech e ero già uno stoccafisso gelato, c'erano meno 6. Poi ho fatto tutta la salita in tirata unica e quasi quasi me la faccio col buio, ma adesso ci medito, arrivo fino al bivacco e poi vediamo. Là in mezzo a quelle pietraie al buio non vedevo niente. Adesso ho ritrovato le mie impronte. Qua c'è anche qualche ometto. Poi tra un po' giù di là inizierà il sentiero e sarà via facile. Ho trovato delle difficoltà. Sotto c'erano due o tre ponti che l'hanno smontati e quindi c'è da guardare, è un casino. Vabbè, quelli sono giù, ci penserò quando sarò giù. Adesso sono ancora in alto, appena sotto il bivacco. Cattaggio acqua anche qua. Che sete. Bella fresca, tutto ghiacciato. Questo ponte è smontato, l'hanno smontato, arriva fino in fondo e niente, quindi io devo guardare, c'è il ghiaccio, insomma, queste menate qua. Però si fanno, con calma. Valnontei, non ne posso più. Ho anche ritrovato le scarpe nel bosco, ho fatto un po' fatica perché al ritorno ho fatto un'altra strada. Sono pure dovuto tornare indietro a ricercarle, ma avevo fatto dei segni con dei sassi. Oh, in fondo si vede la moto parcheggiata là. Adesso mi aspetto un bel po' di strada al gelo, io già sono demolito e in più mi aspetta ancora del gelo. Ah, non finisce più sta giornata, vabbè, ciao.